voleva fare politica e chi voleva fare sindacalismo d'assalto. Si contrattava su tutto, tutti i giorni. Ogni singolo delegato era impegnato in una contrattazione per migliorare le condizioni di lavoro. E questi attacchi che venivano dalla stampa, io dico molto strumentalizzati anche dall'azienda, erano dovuti proprio a questo, perché loro non sopportavano la grossa politicizzazione della fabbrica che c'era. Chi fa politica all'Alfa Sud va avanti e non fa lavoro, e va avanti, questo è il discorso. La politica, se io come tanti miei compagni non sono mischiato nella politica, sono un animale, una bestia, sono l'ultimo della catena. Ma oltre a scioperi e politica c'è un altro problema, quello della patata. Pomigliano è una zona agricola, si producono le migliori patate del meridione. E quando è tempo di raccolta alcuni operai scompaiono. Li chiamano infatti i metalmezzadri. Sì, questo fatto della patata, che all'improvviso sparivano dalle linee per andare a raccogliere le loro patate, io l'ho sentito dire. Proprio in virtù del fatto che questa noi eravamo un paese agricolo, è chiaro che ognuno che era andato a lavorare in fabbrica aveva le proprie scadenze, sia per il grano e sia per le patate. Mi ricordo che io iniziai proprio una indagine per mio conto sugli operai di origine agricola, ma non ce n'erano mica tanti, erano molto più di origine urbana. Che sia un problema delle patate o altro, Pomigliano diventa la fabbrica dei conflitti e delle proteste, dei tassi record di assenteismo. Complice la nazionale di calcio di scena a Genova e soprattutto lo sciopero dei metalmeccanici, all'Alfa Sud di Napoli ieri nuovo capitolo nero dell'assenteismo, con punte del 41% in alcuni reparti e tanto di compiacenti certificati medici. Decisa la condanna del sindacato. Molti dicono che l'assenteismo ha condizionato Pomigliano. Io direi che l'ha condizionato molto di più la bassa qualità. Ma non perché non erano capaci, perché erano anni di battaglie e le battaglie venivano consumate in tutti i modi. Chi ha avuto l'Alfa Sud sa quante volte il motore magari fondeva le bronzine o qualcosa perché veniva messo un foglio di nylon dentro al motore. Probabilmente sono sabotaggi. Fanno parte del clima degli anni 70, anni di grande tensione. L'Italia sta vivendo l'incubo del terrorismo. Erano gli anni un po' bui, dove non si capiva bene dove si voleva parare. C'era molto movimento, molta reazione, anche perché c'era chi fomentava su queste cose. Perché era una fabbrica all'epoca che era il polo più industrializzato del Mezzogiorno, insomma. C'erano anche dei personaggi strani che circolavano all'interno dell'Alfa e che soffiavano sul fuoco. Quelli che appartenevano ai NAP, chi apparteneva all'Otto Contini e gli stessi brigatisti. Il 27 giugno del 1977 arriva l'attentato al capo del personale dell'Alfa Sud, Vittorio Flick. Gli sparano alle gambe. Per la prima volta nel meridione è stata attuata la tecnica terroristica del ferimento alle gambe. Vittorio Flick è rimasto ferito da più colpi di pistola, esplosi al suo indirizzo da due uomini mascherati mentre attendeva un collega con cui avrebbe dovuto raggiungere il posto di lavoro. Le sue condizioni non sono gravi, guarirà in 40 giorni salvo complicazioni. Solo a posteriori ho capito che nell'ambito del gruppo di fuoco c'erano delle persone che conoscevo. Quando sono andato a deporre al tribunale qualche anno dopo, dentro il gruppo e come fiancheggiatori c'erano dei delegati sindacali con cui mi confrontavo quotidianamente. È un'accusa molto grave. Sta di fatto che tra gli operai di Pomigliano si respira un'aria a volte pesante. L'attentato al capo del personale dell'Alfa Sud è un episodio grave, ma per fortuna resta un caso isolato. Forse perché in fabbrica c'è un'altra, singolarissima, valvola di sfogo. L'Alfa Sud produce un fenomeno destinato a entrare nella storia della musica. Quello dei zezi e delle nacchere russe.
gruppi operai che trasformano la protesta in musica. La mia militanza, ero già fotografo e fotografavo appunto non solo gli scioperi ma i gruppi musicali, la Sezza, le Nacchere Rosse, che sono state molto importanti in quel periodo all'interno della fabbrica perché hanno costruito un movimento musicale che denunciavano le lotte sociali. Si scendeva in piazza, al di là della musica, in ogni manifestazione, sia per i disoccupati, per i precari, per i cassi integrati. C'avevamo una sola chitarra e una sola fisarmonica, era tutto l'atto. Sono stati invitati al Festival del Proletariato Giovanile di Parco Langro. Un invito che crea qualche spaccatura tra i gruppi extraparlamentari. Ma è un'occasione troppo importante. Per la prima volta si incontrano mondo operaio e mondo giovanile al di fuori della fabbrica. Ma quello fu un periodo in cui caddero le barriere tra i ceti sociali, eccetera, e tutto fu amalgamato in una mousse di ribellione, diciamo, intellettuale, che accettava fortemente la dimensione operaia come parte integrante della dimensione intellettuale. Tra giovani hippie che nudi inneggiano all'amore libero, quando è il momento di salire sul palco, gli operai di Pomigliano si guardano attorno storditi. In scaletta sono previsti al massimo per 10 minuti. Suoneranno per un'ora. Napoli in quel momento era veramente una fucina straordinaria. Questi operai avevano poi la vivacità dell'ambiente napoletano di quell'epoca, cioè un'epoca di grande vivacità, di grande speranza. Speranza proprio riposta nell'industria. Una speranza o una scommessa, nate purtroppo in uno dei momenti più difficili per il mercato automobilistico. Negli anni 70 il conflitto in Medio Oriente ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del petrolio. Assieme alla crisi arrivano sul mercato italiano la Renault 5 e la Volkswagen Golf. Sono modelli che riscuotono un grande successo. Sono pensati per affrontare la crisi. All'Alfa Sud invece non si riescono a produrre nemmeno quelle poche auto richieste dal mercato. Alle palline glicero fosfato DDT bicarbonato grammi 003. Uè, figlia di una pastiglia, senta a me. Questa macchina è stata venduta in oltre 1 milione di pezzi. Per avere un Alfa Sud in certi periodi si faceva la fila, anche perché la produzione a Pomigliano non ha mai raggiunto i 1000 esemplari al giorno che erano la capacità dello stabilimento. E siamo sempre rimasti su numeri che erano intorno alla metà. Frida, daggiolo de bene. L'Alfa Sud diviene il simbolo di un sud che non funziona. Per molti è stato un errore di marketing persino il nome, aggiungere quel sud al nome Alfa. Frida, bastava una parola. I manager dell'Alfa anni dopo hanno fatto fare una specie di inchiesta a un'azienda specializzata, la quale ha puntualizzato che per molti, purtroppo, a spese abitanti italiani del nord, il nome Sud si identificava col concetto di inefficienza e che quindi accoppiavano al prodotto Sud anche quel simbolo generico di inefficienza che il popolo attribuiva a molti fatti che avvenivano nel sud d'Italia. Sì, l'Alfa Sud ha questo nome un po' particolare. Secondo me è stato un limite quando le macchine non andavano bene, perché è stato facile fare un collegamento, non va bene perché è il sud. Se avessero funzionato sarebbe stata una grande opportunità invece per il sud, perché la macchina veramente tra i modelli dell'Alfa Romeo, l'Alfa Sud, deve essere messa in testa, perché è una macchina geniale. Purtroppo, non andando bene, ha alimentato la concezione, specialmente in una parte dell'Italia, che non andava bene perché era fatta al sud, e questo è un errore. Errore di marketing, conflittualità, ruggine, scioperi selvaggi, crisi del mercato dell'auto, persino il problema della patata.
È troppo per l'Alfa Sud, che entra in una crisi profonda a cui i dirigenti dell'Alfa Romeo non sanno trovare soluzione. È un momento veramente difficile. Anche la Fiat è letteralmente paralizzata dagli scioperi. Nell'ottobre del 1980 è iniziato un braccio di ferro tra i metalmeccanici e l'azienda, che minaccia licenziamenti. A sorpresa, contro gli operai, scendono in piazza gli impiegati della stessa Fiat, i colletti bianchi, che vogliono tornare al lavoro. È la marcia dei 40.000. Segna una sconfitta del sindacato, costretto a firmare un accordo favorevole alla Fiat. I massicci licenziamenti e la ristrutturazione che seguirà faranno uscire la Fiat dalla crisi. Non sarà così per l'Alfa Romeo e tantomeno per l'Alfa Sud. A livello mondiale è intanto esplosa la crisi dell'acciaio. Crollano le commesse all'Italsider, l'acciaieria di Napoli, una delle più grandi del mondo. Napoli rischia il collasso. Martedì 3 novembre 1981. Il ministro delle partecipazioni statali, Gianni De Michelis, si presenta agli operai dell'Italsider. Nel pomeriggio toccherà all'Alfa Sud di Pomigliano d'Arco. La mattina andai a Bagnoli, nel centro siderurgico, e il pomeriggio andai a Pomigliano. E naturalmente quella di Pomigliano, me la ricordo ancora, fu l'esperienza più forte di tutte quelle abbastanza forti e interessanti che feci in quei mesi. E il ministro ci disse molto apertamente che si avrebbe dato un'ulteriore chance alla fabbrica, avrebbe però contato le macchine e le vetture che noi avremmo prodotto. Prima di me parlarono i vari sindacalisti, che ovviamente, come si può dire, riscaldarono gli animi, diciamo così. E quando io cominciai a parlare, mi ricordo proprio, se chiudo gli occhi ricordo ancora questa scena, per 20 secondi vidi le 400-500 persone che stavano immediatamente di fronte al palco agitarsi in maniera selvaggia. Là ci furono grandissimi momenti di tensione, anzi ci furono anche lanci di pomodori, di patate, ci furono veramente una giornata incredibile. Con la venuta del ministro De Michelis all'interno della fabbrica vi fu un segnale, diciamo. Lo Stato, le partecipazioni statali, l'IRI hanno incominciato, insomma, a riflettere se era ancora il caso di mantenere, di essere proprietari, insomma, di una fabbrica che producesse vetture in Italia. Mi vendo un'altra identità. È a questo punto che l'IRI, guidata da Romano Prodi, cerca la soluzione finale, l'abbraccio con i giapponesi della Nissan. Cercarono sul terreno della cooperazione internazionale la possibilità di salvare in modo particolare proprio Pomigliano attraverso un'intesa con una fabbrica di auto giapponese, la Nissan, che allora andava per la maggiore. Che aveva la Cherry, mi pare si chiamasse il nome della vettura giapponese, che aveva dimensioni tali che poteva andare bene per gli impianti nostri. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Dall'unione tra Alfa Romeo e Nissan nascerà nel 1983 la Arna. È un'auto che non avrà il successo sperato. Molti trovano brutto anche il nome. L'Arna fu una mia idea, mia personale. Il nome Arna, che vuol dire Alfa Romeo Nissan, l'ho inventato io. Dal Fista devo dire, rispetto all'Arna, che francamente era una vettura di cui in Alfa non si sentiva minimamente il bisogno. La macchina era oggettivamente brutta, questo lo dicono tutti, ma l'idea invece era un'altra idea che anticipava i tempi, fare una combine con i giapponesi, che è quello che poi hanno fatto tutti o vorrebbero fare tutti, perché i giapponesi sono arrivati a essere i primi al mondo. Era un'idea furba, intelligente. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Un'idea furba e intelligente che non piace alla Fiat. Per la prima volta si permette